Ricoveri sospesi da un anno per carenza di personale medico e dirottati sull'ospedale Cardarelli di Campobasso e reparto fermo. Una situazione, quella della psichiatria di Isernia, insostenibile per una fascia d'utenza già fragile e quindi più esposta e bisognosa di maggiori attenzioni. Con queste premesse, Ernesto Giannini, presidente dell'associazione Attuare la Costituzione, ha promosso un sit-in davanti al reparto ospedaliero e si è detto pronto a tutto pur di raggiungere il risultato di una riattivazione completa di tutti i servizi, ricoveri compresi. Il fenomeno del disagio psichico si è allargato a dismisura, coinvolge purtroppo anche bambini. Ricorrono qui per essere visitati. Quindi sono venuto per dar voce a chi voce non ha o non è in grado, per motivi diversi, di esprimere la propria protesta. Attualmente al Veneziale è in funzione il centro di salute mentale dalle 8 alle 20, un ambulatorio diurno che eroga servizi di psicoterapia e riabilitazione ed effettua visite domiciliari, ma in caso di accesso di un paziente al pronto soccorso, se necessario, occorre disporre il suo trasferimento al Cardarelli. Per risolvere tale situazione Giannini ha già preso contatti con il governo regionale, dal quale ha ricevuto una risposta positiva. Premetto di aver avuto un incontro informale con l'assessore regionale alla sanità, il quale mi ha autorizzato a dire pubblicamente che è dalla mia parte che sosterrà le ragioni di questi pazienti operatori e che farà tutto il possibile affinché non solo questo reparto non chiuda, ma vengono riattivati i ricoveri. Ora l'appello a intervenire per far fronte alla problematica è rivolto agli altri organismi preposti al corretto funzionamento del settore sanitario. È un invito, riguarda il commissario di governo, il suo sottocommissario, per un incontro da fare, possibilmente qui in questa sede,